Ogni buon pugile sa che gli stili determinano l'esito di un incontro e nella box ci sono quattro stili basilari che ogni pugile deve conoscere a fondo per avere successo. Vediamoli assieme. Cominciamo analizzando il pugile aggressore e prendiamo Rocky Marciano come il più classico esempio. L'aggressore ha come obiettivo quello di entrare nella guardia avversaria attraverso una pressione continua, per poi lavorarlo dalla corta distanza con continue combinazioni di ganci e montanti. Per praticare questo stile devi essere un buon incassatore, poiché dovrai attraversare la barriera di jab e diretti del tuo avversario prima di poter scatenare i tuoi colpi migliori. L'aggressore è spesso di bassa statura e dotato di un allungo inferiore alla media, ed è proprio accorciando la distanza che può scatenare le sue serie di colpi e al contempo neutralizzare le più lunghe leve dell'avversario. È uno stile estremamente brutale e spettacolare, che espone lo stesso aggressore ad una gran quantità di colpi. Altri esempi celebri di pugili aggressori sono Joe Frazier, Jake LaMotta, Roberto Duran, Marvin Hagler e Mike Tyson, naturalmente. Tutti pugili disposti a prendere rischi ed avanzare dentro la difesa avversaria per cercare attivamente il KO. Il secondo stile caratterizza il pugile detto stilista e prendiamo ad esempio il grande Muhammad Ali, che faceva della difesa e della gestione degli spazi la propria arma vincente. Lo stilista ha, nella capacità di mandare a vuoto gli assalti del rivale, la propria qualità migliore. Provvisto di gambe agili e veloci, tende a muoversi incessantemente, sfruttando appieno l'ampiezza del quadrato per tenere a distanza l'antagonista e colpirlo con pugni veloci che arrivano da lontano col fine di distruggere gradualmente la resistenza e le forze dell'avversario. Pur adottando diverse tipologie di guardia, i rappresentanti di questa scuola pugilistica sono quasi tutti accomunati dalla predilezione per la schivata quale mezzo prioritario di difesa. Dotati di una forza mentale fuori dal comune, gli stilisti devono saper sempre mantenere il sangue freddo, senza lasciarsi consumare psicologicamente e fisicamente dal pressing avversario. Gli stilisti vengono considerati i migliori strateghi del pugilato, grazie alla loro abilità di controllare l'andamento dell'incontro e di condurre l'avversario alla sconfitta. Per praticare questo stile devi essere dotato di un buon allungo, di velocità di braccia, ottimi riflessi e devi essere in grado di svolgere un grande e continuo lavoro di gambe. Altri esempi celebri di pugili stilisti sono Larry Holmes, Sugar Ray Leonard, Floyd Mayweather Jr. e Vladimir Klitschko. Il terzo stile è quello del pugile picchiatore e prendiamo ad esempio il mitico George Foreman. Il picchiatore è solitamente carente di tecnica, che compensa con la pura potenza dei propri pugni. Molti picchiatori ricercano la stabilità dell'assetto per favorire la potenza e per questo tendono ad essere poco mobili sulle gambe. Il picchiatore spesso trascura le combinazioni, privilegiando le ripetizioni di colpi singoli, a volte portati con una sola mano e con grande potenza. Lo spettacolo di un picchiatore in azione può essere davvero terrificante. Niente movimenti eleganti, ma solo mazzate su mazzate finché l'avversario non finisce al tappeto. La mancanza di rapidità e la prevedibilità degli schemi lasciano però ampi varchi all'avversario, quindi per avere successo il picchiatore deve essere in grado di assorbire notevoli dosi di pugni. Per praticare questo stile devi essere dotato di notevole potenza e capacità di incassare. Tra i più grandi pugili picchiatori ricordiamo Max Baer, Rocky Graziano, Ron Lyle e Deontay Wilder. Il quarto stile che analizziamo è quello del pugile incontrista e come esempio consideriamo Canelo Alvarez. L'incontrista attende che sia l'avversario ad attaccare o addirittura invita l'attacco per poi punirlo contrattaccando. Insidioso come un serpente a sonagli, l'incontrista è il pugile più scientifico che ci sia. Ad ogni azione dell'avversario segue l'immediata reazione più opportuna. Maestro nell'arte dell'incrociare i colpi, l'incontrista predilige la media distanza in modo da ingolosire il rivale e castigarlo prontamente. Dotato di una grande varietà di colpi, ha nella scelta di tempo e nella velocità di esecuzione le sue armi più efficaci.
il colpo dell'incontrista ha spesso una potenza notevole, perché la forza del suo pugno va a sommarsi alla forza del movimento in avanti dell'avversario. Per praticare questo stile devi avere riflessi fulminei, tempismo, velocità e devi saper incassare a dovere. Altri illustri esempi di incontristi sono Jersey Joey Walcott, Nicolino Locke e Prince Nassim Ahmed. Ora che abbiamo visto i quattro stili principali, vediamo come questi influiscano sull'esito di un incontro. Per farlo mettiamo a confronto tre grandi pugili del passato: Muhammad Ali, Joe Smoking Frazier e Big George Foreman. Questi tre miti dell'età dell'oro della box si sono sconfitti a vicenda. Come mai? Bene, Muhammad Ali era uno stilista e dominava i suoi avversari con la magia del suo gioco di gambe, il suo jab ed il suo controllo del match dalla distanza. Ma Joe Frazier era un aggressore, specializzato nell'andare oltre il jab per mettere a segno potenti ganci, e riuscì per questo nell'impresa di sconfiggere Muhammad Ali nel 71, applicando una continua pressione all'interno della difesa di Ali. Per contro, lo stesso Frazier venne letteralmente schiacciato dal picchiatore George Foreman, non una, ma ben due volte. Questo perché ogni volta che Frazier entrava nel raggio di azione di Foreman, si esponeva ai suoi colpi brutali, che sono rapidamente risultati fatali. Ma quando lo stesso George Foreman affrontò Muhammad Ali, ne uscì sconfitto, perché i suoi movimenti lenti erano facilmente neutralizzati da Ali, che, in qualità di stilista, poteva schivare le bordate di Big George per lasciarlo stancare ed attendere il momento opportuno per chiudere l'incontro. Insomma, un po' come nel gioco della morra cinese, lo stilista è avvantaggiato sul picchiatore, il picchiatore è avvantaggiato sull'aggressore, ma l'aggressore è avvantaggiato sullo stilista. Ovviamente questi vantaggi non determinano al 100% l'esito di ogni incontro, ma l'importanza degli stili è notevole, tanto che alcuni pugili evitano come la peste certi avversari, magari non particolarmente dotati, ma che adottano uno stile per loro particolarmente ostico. Prendiamo ad esempio il grande Floyd Mayweather, che fu sfidato nel 2014 da Marcos Maidana, che francamente non era al suo livello. Ma Maidana era un aggressore puro, sempre pronto a lanciarsi a testa bassa dentro la guardia dell'avversario. Insomma, un vero incubo per uno stilista come Mayweather, che contro Maidana non poteva esprimere il suo altissimo potenziale, tanto che rischiò addirittura la sconfitta. Alla fine Mayweather vinse entrambi gli incontri che tenne quell'anno contro Maidana, ed in particolare nel secondo match Mayweather riuscì a dominare l'avversario con relativa facilità. Quindi è vero sì che gli stili determinano l'esito di un incontro, ma fino a un certo punto, oltre il quale sono la classe, il talento e la preparazione fisica e mentale a decidere chi sia ad alzare il guantone. E tu cosa ne pensi? Qual è lo stile che preferisci e che trovi più efficace o emozionante? Faccelo sapere nei commenti e ricordati di iscriverti al canale. Al prossimo video di Ulisse, la tua guida nel mondo!